La Lazio in vantaggio esattamente al 17° minuto, ha scaricato con il sinistro, il pallone in rete alla destra di Consigli dopo aver recuperato un pallone a centrocampo. La Lazio dunque si porta in vantaggio al 17° minuto con Manuel Lazzari, il terzo gol per l'ex esterno della Spalla in questo campionato. Lazio 1, Sassuolo 0, ha segnato Lazzari. Torniamo da Manuela Collazzo, pallavolo. Dovevano posizionarsi 5 giocatori biancocelesti, occhio soprattutto a Milinkovic, i due si sono parlati e infatti va Milinkovic, la deviazione, il gol del 2-0, avevamo visto giusto, Milinkovic era andato a dire qualcosa a Luis Alberto, uno schema sapientemente eseguito dagli uomini biancocelesti e Luis Alberto ha imbeccato con un pallone basso Milinkovic, tocco del serbo con il sinistro, pallone in rete al sesto della ripresa, la Lazio raddoppia 2-0. Vedremo se verrà valutata la posizione di Milinkovic, la bandierina è rimasta giù, è partito da dietro mi sembra Sergej Milinkovic, adesso stiamo cercando di rivedere il tutto. 2-0 al momento per la Lazio, ci sarà un consulto certamente, un check tra direttore di gara, in particolare Orsato che è al VAR, ma dalla prima impressione abbiamo visto dal nostro monitor un replay volante velocissimo, ci è sembrato partire alle spalle Milinkovic, quindi in linea, vediamo un po' se verrà confermato o meno la posizione, bisogna aspettare, avremo bisogno di rivedere il tutto, c'è il consulto in questo momento, quindi il gioco è fermo, aspettiamo la decisione del direttore di gara, perché si sta valutando la posizione di Milinkovic, sarebbe il 2-0 per la Lazio, i giocatori del Sassuolo sono lì a centrocampo pronti a riprendere il gioco, adesso non ci arrivano più inquadrature dal nostro monitor e quindi siamo evidentemente sul filo, questione di centimetri, la posizione di Milinkovic sull'astuzia da parte di Luis Alberto, ma i due se l'erano chiamata in pratica, avevano parlato leggermente, cioè è bastato un cenno evidentemente, si conoscono benissimo, vediamo un po', siamo al limite, lo scatto, dunque Milinkovic era partito quando era al di là, era in posizione regolare, ma poi qualche dubbio c'è adesso perché siamo veramente sui centimetri e anche in difficoltà evidentemente Orsato, Alvare e Peretti che ha la VAR. Si sta valutando ancora la posizione del serbo, vediamo l'arbitro che parla con Orsato, passeggia nella metà campo del Sassuolo, ora si ferma, attende lumi, il pubblico dell'Olimpico che sta fischiando non accetterebbe ovviamente l'annullamento del gol, ma se Orsato e Peretti vedono la posizione di fuorigioco il gol deve essere annullato, quindi ricapitoliamo, Milinkovic è scattato quando la sua posizione era regolare, poi quando è partito Luis Alberto è lì che si sta valutando, perché a quel punto con lo scatto effettuato Milinkovic è andato o in linea ancora, era in linea con la difesa del Sassuolo o per un pelo, proprio per pochissimi centimetri al di là, vediamo un po' qual è la verità tra le due opzioni, i giocatori sono lì pronti ad attendere, anche perché è una decisione estremamente importante, perché qui è in ballo il 2-0, un conto essere 2-0, un altro ancora sull'1-0, soprattutto per il Sassuolo, la squadra chiamata a recuperare il risultato, pensate un po', qui sono passati, è gol, convalidato il gol e quindi 2-0 per la Lazio. Sergej Milinkovic Savic, per lui si tratta del gol numero 9 in campionato, vicinissimo alla doppia Milinkovic, 9 colpo di testa, Traoré e la rete, il gol del Sassuolo, Traoré, posizione giudicata regolare, il gol di Traoré che era davanti a Stracoscia al 49esimo, ci sono 60 secondi ancora da giocare e vedremo un po' se il Sassuolo riuscirà a recuperare il pallone per costruire l'ultimo assalto, il gol di Traoré al 49esimo, 2-1 ora il parziale in favore della Lazio con 60 secondi ancora da giocare.
il gol è convalidato, non c'è stato bisogno di un check eccessivo questa volta. Traoré in effetti era assolutamente consigli, pallone che scivola via all'interno dell'area di rigore controllato da Stracoscia. L'Alzo dovrebbe essere un pochino più attento, soprattutto in questo finale degli ultimi secondi, quello che non doveva fare Acerbi, ovvero recuperare, regalare il pallone agli avversari. Ora Stracoscia cercherà di rinviarlo il più lontano possibile. Mancano 15 secondi al termine della partita, 2-1 in favore del Sassuolo, con la Lazio che recupera il pallone a Quapro, cerca di mettere in movimento Immobile, pallone troppo in profondità, Ruggero all'indietro per consigli, mancano 5 secondi, il pallone per il Sassuolo che lo deve gettare in avanti per proporsi per l'ultima volta, un tentativo disperato che non arriva e finisce qui. La Lazio ha battuto il Sassuolo.